C'erano alcuni ragazzi molto giovani che si vendevano per pochi spiccioli e c'era lui, Claudio Nucci, col suo viso abbronzato, gli occhi chiari e i suoi vestiti su misura. Nucci, 56 anni, romano, animatore dei locali di Roma Nord, quelli trendy, quelli giusti, che un giudice oggi ha condannato a 15 anni di carcere e 30.000 euro di multa per aver fatto sesso con tre di quei ragazzi, minorenni, e di averlo fatto in cambio di denaro. 20 euro, una felpa, una ricarica telefonica, li comprava con poco i suoi fidanzatini, così Nucci chiamava le sue vittime. In un'intercettazione l'uomo raccontava ad un amico di aver pagato un ragazzino. Mi mettono in galera, diceva col suo accento romano, non ti dico quanti anni ha che ti piglia un colpo. Sapeva dunque Nucci quello che stava facendo, sapeva che era vietato e pericoloso. Elevata capacità di delinquere, aveva scritto il GIP nell'ordinanza che lo aveva portato in carcere lo scorso febbraio. Una detenzione necessaria, aveva scritto il magistrato, proprio per quelle numerose amicizie con ragazzini che non era stato possibile identificare durante l'inchiesta e che di certo andavano oltre i tre accertati. Contatti che gestiva anche su Facebook, 4.000 di amicizie, e tra questi c'era anche Marco Prato, il giovane accusato del brutale omicidio di Luca Varani, ucciso in un appartamento nel quartiere romano del Collatino. Avrebbero venduto alla Camorra informazioni sulle indagini contro i clan in cambio di tangenti. Sotto inchiesta due carabinieri in servizio a Marano, uno è stato arrestato, vediamo come va. Dice che si nasconde un latitante a via Torre Caraccio, lo stanno guardando tutti quanti là. Il carabiniere e il presunto camorrista parlano al telefono, l'appuntato avvisa che sta per partire una perquisizione, il ricercato avrà tutto il tempo di fuggire. Sono stati gli stessi colleghi del nucleo investigativo di Napoli a scoprire i due traditori subito sospesi, anziché l'arma dei carabinieri, questa è l'accusa, servivano i clan della zona di Marano, i polverini, Nuvoletta e gli emergenti Orlando. Oggi gli arresti insieme a tre pregiudicati, finito in cella Angelo Cantone, 35 anni, appuntato per il carabiniere semplice Francesco Papa, è stato invece disposto il divieto di dimora nelle province di Napoli e Caserta. Accedevano al sistema informatico delle forze dell'ordine per rubare informazioni coperte da segreto d'ufficio, a volte con indicazione esplicita, si prega di non divulgare indagini in corso. Entravano nella banca dati con le password personali o con quella del comandante. Il servizio di spionaggio non era gratis, soldi, ma anche regali, vestiti, scarpe, torte, dolciumi e oggetti di dubbio gusto come una bottiglia di whisky di Cressano a forma di delfino. Per avere notizie più aggiornate, i due avevano cercato di farsi trasferire al nucleo investigativo di Castello di Cisterna, quello competente per la criminalità organizzata nella zona. Lo spostamento era stato negato. Ci occupiamo ancora del caso della donna incinta morta a Milano, perché sono indagati due medici e due ostetriche della clinica Mangiagalli, l'ipotesi di reato e omicidio colposo. Elena Scarrone. Nessun commento dal direttore sanitario della clinica Mangiagalli di Milano dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo di due dottoresse e due ostetriche della clinica che avevano in cura Claudia Bordoni, 37 anni, morta il 28 aprile con le due gemelline che portava in grembo. Silenzio anche dai parenti della donna, manager assicurativo originario di Grosi in Valtellina, ma da anni residente a Milano, distrutti dal dolore. Ieri i genitori di Claudia, che da subito si erano rivolti alla magistratura, sono stati sentiti dai carabinieri del NAS di Milano, che hanno sequestrato le cartelle cliniche di tutti gli ospedali cui la donna, rimasta incinta 6 mesi fa, con la procreazione assistita a San Raffaele di Milano, si era rivolta. Una gravidanza difficile, con decine di ricoveri in vari pronto soccorso e strutture, fra Milano e Busto Arsizio. Ogni volta le rassicurazioni e le dimissioni. Fino alla scorsa settimana, quando in preda a dolori lancinanti, Claudia si è fatta portare in ambulanza alla clinica Mangiagalli, ospedale d'eccellenza per le nascite. All'improvviso la morte sembra per una forte emorragia gastrica. I medici hanno tentato un cesareo per salvare almeno le gemelline, inutilmente. Dopodomani l'incarico per l'autopsia. Oltre alla procura, anche il Ministero della Salute e la Regione hanno aperto un'inchiesta per chiarire se l'emorragia che ha sfocato Claudia con le due piccole poteva essere scoperta in tempo. Gli esteriori in Siria, dall'epoca purtroppo ancora una volta è stato colpito l'ospedale, Ban Ki-moon parla di crimine e avverte che hanno delle regole. Alessandro Cassini. Dopo 5 anni di guerra, la guerra che diventa essenziale per il Siria, ha fatto l'ultimo ostacolo, gli obiettivi a colpire la guerra degli ospedali. In Siria i feriti sono trasformati in città da battere e senza esitazione. Che ha solo ferite superficiali e tra i casi 10 giorni i civili uccisi negli ospedali sono diventati 279, quasi di più di quelli presenti nel quartiere.
suoi amici, ma di giù, 65 anni, non lo pensavo, contro i resti della Romania, come era successo nel 2006, invertite con la versione siriana dell'ospedale dell'ultimo pediatra in servizio, questo, il dottor Maz, ucciso con una cinquantina di ricoverati. La situazione sembra tornata fuori controllo, dice il segretario di Stato americano Kerry, che media con l'Arabia Saudita per rilanciare il cessato il fuoco. Il suo collega russo Lavrov condivide e indica che i due gruppi islamisti anti-Assad, Jaish al-Islam e al-Sham, sostenuti proprio dalla monarchia saudita, i responsabili. Piastra, rigenera un minuto. Fon, rigenera un minuto. Prova le ampolle Pantene, rigenera un minuto. Con la nostra formula balsamo Pro V più concentrata per i tuoi più splendenti capelli Pantene. Ampolle Pantene, rigenera un minuto. Dove è appena arrivata la torcia olimpica, prima dell'Ofra, Anna... I've been looking at the stars tonight. Sogno e avere la possibilità di vincere rispetto agli altri. Stiamo... Sicuramente.
glow. Everybody